Eccoci amici, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea. La prima pagina la dedichiamo all'agricoltura, ma non perché vogliamo intervenire sul sistema. Vi ricordiamo che ci sarà la fiera agricola alla fine della prossima settimana, ne parleremo più ampiamente. Ma uno dei problemi principali è l'inquinamento che deriva dal mondo dell'agricoltura, ma dalle nostre parti c'è il fenomeno delle fumarole. Ecco, questo è un fenomeno particolarmente pericoloso perché quando si brucia la plastica, dismessa dalle serre, c'è il problema della diossina, perché si producono dei fumi particolarmente dannosi per la salute. E questo non si dovrebbe fare, perché? Perché la plastica deve essere conferita in appositi luoghi, in questo caso ci sono proprio delle fabbriche che fanno questo, quando portano la fabbrica, loro la preparano e la riciclano praticamente, facendo plastica per altri usi. Però molte volte gli imprenditori agricoli ci si dia o non gli conviene prendere questa plastica e portarla in questi centri di raccolta, ce n'è uno certamente a Ragusa, lo sappiamo. L'altro problema che viene spesso segnalato è che nelle serre di pomodoro crescono a fianco alle piante, ma comunque con le piante, quando poi le piante vengono, il pomodoro viene raccolto, restano quello che resta della pianta, che sono quello che vedete alle mie spalle, sono le scorie che restano nella serra. Cosa fanno i produttori serricoli? Prendono questo materiale, lo fanno delle fascine, lo legano con fogli di plastica e quindi dopo, se non c'è un sistema giusto, fanno la cosa più semplice, lo bruciano, considerando che si tratta in buona parte di materiale organico, quindi cioè alla fine fa fumo ma non fa danni, anche se in mezzo c'è la plastica che fumando, che bruciando, fa danni. Perché vi dico questo? Perché oggi è stato mandato un comunicato stampa dall'onorevole Aiello. Voi sapete, Aiello è in campagna elettorale, ma a Vittoria questo problema è particolarmente sentito. E Aiello dice che è stata inventata qualcosa attraverso una start-up che individua un sistema per smaltire questo materiale, che guardate, non sono qualche centinaio di chili, è stato stimato che da Pachino a Gela ci sono milioni di tonnellate, cioè non è che una cosa di qualche chilo, quindi milioni di tonnellate di questo materiale che in qualche modo deve essere smaltito. Certo, non si può bruciare, la cosa più importante è proprio questa, non bruciarlo. E allora questa startup, noi non lo sappiamo, ci siamo un po' informati, questa startup avrebbe un sistema innovativo per smaltire questo materiale in modo molto ambientale, cioè dico, non dà fastidio. E questo è uno dei cavalli di battaglia di Ciccio Aiello, perché Ciccio dice: in questo modo, se riusciamo a farlo partire come si deve, noi chiediamo aiuto alla prefettura, ai comuni, se si riesce a fare partire bene questo sistema, a parte che questo sistema fa in qualche modo muovere una filiera, ma eliminiamo tutta questa storia delle fumarole che ogni giorno purtroppo vedete all'orizzonte, che uno si affaccia da Comiso per esempio, vede su tutta la piana decine di fumarole. Quindi questa è una bella idea, una bella soluzione. Sappiamo che sono
in corso delle trattative per poter incontrare poi il prefetto, e speriamo che il prefetto si muova velocemente e che faccia sì che questa iniziativa possa poi incontrare anche tutti gli altri, perché certo ci vogliono i comuni, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è la prima notizia. La seconda notizia arriva dalla regione per quanto riguarda la autostrada, la Ragusa-Catania. Il comunicato è stato, è un comunicato, come posso dire, un comunicato che è andato in giro senza specifiche motivazioni, non c'è nulla di nuovo, c'è la conferma che Musumeci è commissario e c'è anche la conferma che questa autostrada avrà un iter accelerato e senza regole, cioè derogatorio, cioè c'è la deregulation su questo iter, il che permetterebbe, sempre speriamo, che questo pezzettino di strada, che poi alla fine, ragazzi, una settantina di chilometri sono, forse anche meno, sullo stesso tracciato di prima, quindi neanche dobbiamo stancarci a fare chissà che, sullo stesso tracciato della 514 e della 194 dovremmo, cioè, diciamo, sbrigarci a fare questa strada. Ora, ricordate che quattro giorni fa, l'assessore Falcone è andato a fare un sopralluogo sull'autostrada quella verde da questa parte, no, questa qua, che sarebbe la Siracusa-Gela. La Siracusa-Gela, in pratica, voi sapete che è lì a Rosolini, è arrivata a Pozzallo. Ora pare che tutte le gran parole che sono state dette da Falcone nell'incontro con la stampa, alla fine sono promesse da marinaio, perché i finanziamenti non ci sono sulla Siracusa-Gela e devono essere trovati anno per anno. Quindi, per dire che si finirà nel 2022, è chiaro che dovremmo prima trovare i soldi. Quindi una tranche ora, una tranche fra 6 mesi, una tranche fra altri 6 mesi, e questo è il grande problema che viene evidenziato da alcuni politici. Abbiamo anche qualche problema con il nostro video, ma non è un problema. Allora, facciamo una cosa, sentiamo cosa dice Nello Di Pasquale su questa novità relativa del comunicato stampa che è arrivato oggi ai nostri alla nostra posta. Vediamo.